Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come imprese, comunità e persone lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che ogni giorno contribuiscono a creare lavoro e rispetto per l'ambiente. In questa puntata di Community FVG andiamo alla scoperta di la cooperativa sociale Taviele. Economia circolare, ne parliamo con il professor Francesco Marangon. Buone pratiche, la conciliazione. L'immaginario scientifico. E ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La Taviele, società cooperativa sociale agricola, è nata nel 2013. È partita da un progetto che è stato fatto gli anni precedenti, un progetto Interreg Agrimont, che ha rivisitato quella che è la tradizione erboristica di Cercivento. Una volta infatti venivano coltivate le erbe officinali, venivano trasformate da una persona in paese, c'era questa attenzione ai rimedi naturali. Questo progetto ha fatto sì che venissero acquistate delle attrezzature, tra cui un essiccatoio, tra cui laboratori didattici e altre attrezzature, che come ogni progetto poteva andare a finire in niente, invece noi per fortuna abbiamo portato avanti questa tradizione. La cooperativa quindi è nata nel 2013 dalla buona volontà di alcuni soci. Noi coltiviamo piante officinali tipo la malva, la calendula, il fiordaliso, delle piante aromatiche che sono tipo rosmarino, la salvia, il timo e poi anche orticole, patate e fagioli. La nostra cooperativa si chiama Taviele perché questa è la zona pianeggiante che in montagna è chiamata Taviele proprio perché è la zona pianeggiante dove si può coltivare. Il nostro marchio invece è Saut Cercivento. Saut che viene dal Sambuco in Carnico, è in alcuni dei nostri prodotti, è una pianta quasi riverita anche in montagna perché si utilizza di tutto nel Sambuco e in più Saut ha senso di salute e noi vogliamo basare la nostra attività sui prodotti naturali. La nostra cooperativa si fonda proprio su questa naturalità dei prodotti. Noi raccogliamo a mano, tiriamo via le erbacce a mano, concimiamo col semplice letame, quindi resta proprio veramente il prodotto naturale senza uso di prodotti chimici. Siamo attaccati al nostro territorio a Cercivento, sia per la bontà della terra, per il fatto che veramente le piante vengono bene come vengono effettivamente bene in montagna in questa zona. Approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2018 del Consorzio di tutela formaggio Montasio DOP. Per il tipico formaggio a pasta dura prodotto in Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto, il bilancio 2018 evidenzia dati positivi con un incremento delle vendite e una produzione in crescita dell'11%, con poco meno di 900.000 forme.
Nel corso del 2018 sono stati raccolti dai caseifici associati 3 milioni e mezzo di quintali di latte, con un incremento del 5,76% rispetto all'anno precedente. Positivi anche i dati sulla crescita del prezzo medio di vendita. Un 2018 da ricordare come un anno di cambiamento per il Montasio, afferma Maurizio Masotti, presidente del consorzio. Siamo impegnati in un'importante campagna promozionale per sostenere l'incremento della produzione e creare nuovi spazi di mercato. La cooperativa Taviele ha una valenza sociale. Questo perché abbiamo tra i nostri collaboratori delle persone con un diverso svantaggio sociale, sia come dipendenti che come borse lavoro, infatti abbiamo una collaborazione con diversi enti pubblici. Noi coltiviamo sui quasi 5 ettari di terreno. Sono dei piccoli appezzamenti di terreno con diversi proprietari, come è un po' la particolarità della montagna. Questi ci sono stati dati in comodato gratuito proprio perché una volta venivano coltivati, adesso purtroppo un po' le persone anziane magari non lo fanno più, non ci si dedica più all'agricoltura, e piuttosto che lasciarli incolti o doverli magari anche sfalciare, ce li hanno dati per coltivarli. Alla fine di queste erbe noi facciamo dei prodotti naturali, abbiamo degli infusi e dei sali aromatizzati che diciamo facciamo noi dall'inizio alla fine, perché facciamo la semina, raccolta, essiccazione e l'imbustamento. Invece i nostri prodotti cosmetici mandiamo a trasformare le nostre erbe a una ditta che fa tutto il processo, insomma, di trasformazione. Ogni erba ha la sua particolarità, quindi anche ogni prodotto è particolare in questo senso. Abbiamo da creme per il viso a prodotti di bellezza, diciamo così, a delle creme, usatemi il termine, un po' più medicamentose, come può essere, non so, un unguento alla calendula, una crema all'arnica. Ad esempio l'arnica è ottima come antinfiammatorio naturale. I nostri prodotti li potete trovare in farmacia Cercivento, in altre zone in Friuli. Noi abbiamo puntato soprattutto, proprio per basare sulla nostra valenza sociale, alle botteghe del mondo, dove c'è un'attenzione particolare anche a quello che c'è dietro al prodotto, non solo alla naturalità del prodotto, ma proprio a questo valore sociale. Inoltre, se volete, noi siamo qui nelle coltivazioni sul nostro sito, che è www.saut-cercivento.it, trovate i numeri telefonici, i contatti per poterci avvisare eventualmente se venite a vedere le coltivazioni e a toccare con mano la naturalità e la passione e l'impegno che la nostra cooperativa mette per portare avanti questa tradizione erboristica di Cercivento. Vi aspetto a Cercivento allora. Cooperativa sociale FAI di Pordenone ha una compagine sociale di 550 persone, di cui il 90% sono donne. Questo ha fatto sì che negli anni la cooperativa investisse in progetti dedicati alla conciliazione. Per conciliazione intendo l'equilibrio tra i tempi di lavoro e i tempi di famiglia, ovvero dare risposte anche in certi particolari casi legati a problemi familiari che possono richiedere flessibilità, job rotation, investendo in risultati non sempre tangibili, ma in risultati che poi hanno portato una promozione del benessere lavorativo e di un aumento del dialogo sociale della cooperativa. Tra le buone prassi della cooperativa in termini di conciliazione abbiamo uno sportello di conciliazione interno dedicato ai soci, un'esperienza di punto verde interno aziendale destinato ai figli dei soci e uno sportello in forma donna rivolto a un'amministrazione comunale come quella di Casarsa.
Salve a tutti. La chiusura dei cicli è un elemento importante nell'economia di questi anni. E di questo elemento ne parliamo oggi con il professor Francesco Marangon, economista dell'Università di Udine, che ci racconta appunto quanto è importante pensare a un'economia circolare, a una nuova economia circolare, nei confronti delle imprese, nei confronti dell'ente pubblico e nei confronti anche delle cooperative. Professor Marangon, un tema emergente è quello dell'economia circolare. Ci spiega in cosa consiste? L'economia circolare è un'espressione che ha delle radici nel tempo, diciamo ormai da alcuni decenni, ma sta assumendo un'importanza notevole negli ultimi anni grazie proprio a un'azione che la Commissione europea ha voluto lanciare su questo tema. Significa chiudere il cerchio imitando la natura, cioè l'economia che si ispira alla circolarità della natura, dove nulla si crea, nulla si distrugge, dicevano gli studiosi di fisica già molti anni fa. Significa cambiare un'economia che è la dominante, cioè un'economia lineare in cui si estrae, si produce, si trasforma, si distribuisce e poi si scarica nell'ambiente, quello che chiamiamo rifiuti, ma che sono anche le emissioni e tutto ciò che inquina l'ambiente. Ecco, la circolarità significa pensare l'economia fin dall'inizio, pensare i prodotti, pensare i consumi in modo tale che sia, forse un'utopia, ma azzerata la produzione di rifiuti. L'ente pubblico e le amministrazioni locali, che ruolo possono giocare nella realizzazione degli obiettivi di un'economia circolare che lei ha così ben descritto? Io direi che innanzitutto dovrebbero farla e praticarla al loro interno, perché certe volte l'ente pubblico, e io ci metto dentro anche l'università, ragiona, interviene, fa ricerca nel nostro caso, insegna certi temi come l'economia circolare, ma non la pratica. Significa porre attenzione a tutti i flussi che ci sono di entrata e di uscita nel momento in cui l'ente pubblico produce ciò che deve produrre, i suoi servizi. Significa acquistare carta o acquistare l'energia o gestire la mobilità. Significa però per l'ente pubblico anche mettere in atto delle azioni, ecco che la Commissione europea ha dato degli spunti per questo, in modo che il sistema in cui è inserito l'ente stesso, le comunità locali, le attività imprenditoriali, possano essere ristrutturate, riviste alla luce della circolarità, alla luce per esempio di una modalità di produrre che rende minimi gli scarti che il prodotto può generare. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Professor Marangon, anche le piccole e grandi imprese possono ritagliarsi un ruolo favorevole nei flussi produttivi di questa economia circolare? Io direi di sì, e anche proprio il tessuto imprenditoriale della nostra regione ha delle interessantissime possibilità di sviluppo. C'è un termine in campo industriale che viene usato per spiegare in maniera pratica la circolarità ed è la simbiosi industriale. Che cosa vuol dire? Vuol dire mettere assieme settori industriali, ma penso anche a un settore dei servizi o settore agricolo, che di per sé dal punto di vista delle produzioni non hanno collegamenti tra di loro, non è che uno fornisce una materia prima all'altro, un prodotto intermedio all'altro, ma lo scarto di un settore può diventare risorsa per un altro settore. Il mondo agricolo da questo punto di vista è un esempio molto interessante, nella sua storia è sempre stato un mondo molto circolare, poi con la modernizzazione purtroppo questa circolarità è stata persa, oggi si punta molto a questo concetto. Faccio un esempio tra tutti, il più semplice, gli impianti a biogas, che possono essere anche considerati con qualche sospetto, invece sono un esempio emblematico della capacità di trasformare uno scarto, un residuo, un refluo in un input per la produzione di energia. E se invece di imprese, diciamo, tradizionali, parliamo di imprese cooperative? Anche in questo caso direi che il mondo cooperativo e la logica dell'impresa cooperativa dovrebbe avere proprio un occhio particolare a questa dimensione.
Secondo me il mondo cooperativo potrebbe trovare nella circolarità e nelle iniziative che ci sono dei programmi anche a livello nazionale ma anche regionale per incentivare la circolarità, perché attuare appieno la circolarità significa riuscire ad inserirsi in parti del processo produttivo dove magari qualcuno adesso non è in grado ancora di mettere in connessione, come facciamo nel caso dell'esempio della simbiosi industriale, settori produttivi diversi. Allora ci vogliono delle professionalità, delle imprese in grado di portare una risorsa che è uno scarto verso un'altra impresa che la fa diventare invece un input per la sua attività produttiva. Allora lì ci sono degli spazi sia di competenze personali che di attività imprenditoriali, secondo me molto interessanti, in cui la cooperazione può inserirsi in maniera splendida. L'ingegnere scientifico nasce a Parigi nel 1986, quando la città di Trieste fu rappresentata da una mostra che si chiamava appunto Imaginaire Scientifique e inaugurò con questa mostra la Géode di Parigi all'interno della Villette, il più importante museo della scienza europeo. Poi l'avventura continuò perché la mostra se ne andò a Milano, poi in altre parti d'Italia, finché ritornò a Trieste. E fu allestita per la prima volta nell'ambito del comprensorio della Fiera. L'immaginario scientifico al tempo non era ancora una cooperativa. Bisognava aspettare qualche anno perché si potesse strutturare in modo definitivo, trovando una sede e un luogo adeguato, come quello nel quale siamo adesso. Siamo a Grignano. A Grignano l'immaginario scientifico è operativo dal 1999. Oggi siamo una cooperativa di lavoro e diamo lavoro a 18 dipendenti a tempo indeterminato e una dozzina circa di collaboratori a partita IVA. Tutti i nostri lavoratori sono soci lavoratori perché noi abbiamo sempre ben presente quanto sia importante la condivisione di tutte le cose che noi facciamo ed è per questo che lavoriamo con i soci e i soci sono stati alla base della nascita di questo centro. Abbiamo detto che è nato a Grignano nel 1999 come cooperativa, una sede. Oggi siamo all'inizio del 2017 e posso dirvi con orgoglio che contiamo su 5 sedi nella regione Friuli Venezia Giulia, quella di Grignano, che è quella storica, poi c'è uno Science Center a Pordenone, gestiamo la centrale di Montreale Valcellina, a Montreale Valcellina abbiamo anche in gestione l'immaginario geografico, che è l'unico museo geografico della regione, che sta all'interno di una ex latteria e poi siamo presenti anche nella provincia di Udine, nel mulino di Taragnacco, un antico mulino all'interno del quale abbiamo fatto un centro didattico. I nostri centri sono visitati sia dal pubblico scolastico che da quello che possiamo definire il pubblico generico. Abbiamo appena fatto i conti, abbiamo detto che siamo all'inizio del 2017, abbiamo appena guardato il resoconto dei biglietti emessi nel 2016, sono stati 60.000 nelle sedi regionali. 60.000 sono un numero estremamente rilevante di biglietti emessi per delle sedi museali nella nostra regione. Di questi, 40.000 sono rappresentati da pubblico scolastico, 20.000 da visitatori, possiamo definirli liberi, indipendenti, quelli che vengono a visitare le nostre sedi, principalmente la domenica, quando noi siamo aperti senza appuntamento dalle 10 alle 18. Invece, nel corso della settimana, principalmente dal lunedì al venerdì, le nostre sedi sono a disposizione delle scuole, le quali devono prenotare perché abbiamo la necessità di gestire i flussi. Contrariamente a quanto accade in molti musei che sono aperti su prenotazione proprio perché non si vuole sostenere il costo di personale
in mancanza di affluenza, noi abbiamo un problema opposto, noi dobbiamo imporre la prenotazione per gestire i flussi, soprattutto in quei periodi del cosiddetto turismo scolastico che vede le nostre sedi con nostra grande soddisfazione prese d'assalto. Parlo principalmente dei mesi di marzo e aprile e maggio in cui i visitatori nelle nostre sedi giungono principalmente da scuole al di fuori del territorio regionale. Quasi l'80% delle visite scolastiche del centro di Grignano sono da fuori regione e quasi il 40% dall'estero. Noi forniamo servizi specifici in funzione delle fasce d'età, quindi abbiamo servizi specifici per le scuole dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado. Noi proponiamo attività che sono visite, che sono laboratori, che si distinguono in Demolab, X-Lab, che sono differenziati sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista della metodologia di intervento, e questo dipende appunto dall'età dei ragazzi, perché il nostro modo di intervenire parte principalmente da chi ci viene a trovare, cioè noi mettiamo al centro della nostra attività di comunicazione e di didattica il visitatore e quindi ci adeguiamo a lui. I nostri servizi sono fortemente focalizzati su chi ci viene a trovare. Possono venire bambini piccolissimi, abbiamo attività con bambini di 3 anni, o possono venire studenti universitari ed è di tutta evidenza che i nostri interventi saranno diversificati. Possiamo contare sul personale del quale abbiamo parlato prima, che è composto principalmente da persone con una laurea in discipline scientifiche, che poi vengono formati alle tematiche della didattica informale attraverso percorsi da noi codificati, che poi realizziamo anche con Toterzi, perché ci viene riconosciuta ormai a livello nazionale e anche internazionale una competenza specifica proprio in questo tipico modo di operare, che è quello dei science center, che è il modo appunto della didattica informale. Quindi, come dicevo, ci sono persone all'interno della nostra struttura che hanno innestato su delle competenze tecnico-disciplinari specifiche delle discipline scientifiche competenze di comunicazione e di didattica della scienza. E queste sono a disposizione dei nostri visitatori.